ruolo della Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio? Ma la Banca d'Italia si sta muovendo in maniera molto efficiente, sta cercando da una parte di promuovere un'educazione finanziaria presso le nuove generazioni, c'è una campagna in atto, eccetera. Dall'altra stimola gli istituti finanziari affinché l'investimento per il contrasto al riciclaggio sia visto proprio come investimento e non come spesa, in quanto che contribuisce a mantenere la stabilità dell'azienda e anche dell'economia nazionale. Quali sono le difficoltà concrete in Italia nel contrasto a questo fenomeno? Ma difficoltà concrete si riferiscono solamente a un fatto di numeri, indubbiamente è molto estesa, la gamma dei reati che producono riciclaggio è molto estesa, per cui ci vorrebbero ingenti forze, ingenti controlli, cosa che più di tanto non è possibile fare, oltre a irrigidire molto le sanzioni, a creare nuove norme, però più di tanto ecco, diciamo che si fa quel che si può. Fenomeno quanto è diffuso in Italia? Ma per quanto riguarda l'Italia, che è ad alto tasso di criminalità organizzata, diciamo che è tra i paesi che sono più interessati alla materia, senz'altro. Quindi l'Italia, tanto è vero, è stata sempre all'avanguardia in materia di produzione normativa e anche di attuazione di strumenti efficaci operativi.